Stiamo aspettando di sapere quando torneremo, siamo al sicuro, i ragazzi sono tranquilli. I ragazzi sono loro, i vicentini Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, l'adriese Enrico Lucchin, il padovano Mattia Bellini, il triestino Antonio Rizzi. Il gruppo nordestino dei 40 rugbisti delle Zebre Parma bloccati a Città del Capo, in quel Sudafrica dove è scoppiato il caso della variante Omicron. Le zebre stanno bene, siamo chiusi in una bolla da qualche giorno, in realtà ci siamo solo andati ad allenare e siamo stati all'aria aperta, quindi qualsiasi gita è stata fatta mantenendo tutte le precauzioni, mascherine, tutte le precauzioni che erano necessarie. I giocatori si sono visti annullare due match dell'United Rugby Championship. Erano atterrati l'altro ieri a Cape Town, via Milano e Dubai per sfidare domani gli Stormers e poi trasferirsi a Durban, sull'Oceano Indiano, per affrontare gli Sharks. Poi il blocco, la situazione sospesa. Famiglie in ansia, l'incertezza che resta, ma il presidente della squadra lancia un messaggio per tranquillizzare tutti. La situazione a Cape Town è molto più tranquilla, almeno a vederla da fuori, di quanto si racconti. Quindi noi per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare.